Cari amici, come promesso ho per voi alcuni suggerimenti sui sistemi di posa e sulle diverse lavorazioni di marmo e pietre. In ultimo, alcune fondamentali accortezze per la manutenzione del marmo, che è bello, ma bisogna saperlo trattare. Parlando di pose, un esempio tra tutti è la posa a macchia aperta, che tra l'altro io adoro. È un sistema di posa grazie al quale vengono ricreati dei disegni seguendo il susseguirsi delle venature del marmo. Dopo aver selezionato il blocco di marmo contenente la venatura scelta dal cliente, viene tagliato per ottenere le varie lastre sempre seguendo la linea della venatura. La fase più importante è quella però della lucidatura. Viene lucidato un lato in una lastra e poi il lato opposto della sua speculare. Le lastre vengono poi numerate e disposte l'una adiacente all'altra, in modo da ottenere un disegno finale di tipo romboidale. L'effetto che si ottiene è senza dubbio originale e di classe, raffinato e di buon gusto. Io lo ritengo ideale all'ingresso di un appartamento. Se parliamo invece di pietra, una parete serigrafata è quella che ci vuole. E qui le personalizzazioni si sprecano. La pietra, proprio per la sua struttura e per la sua conformazione uniforme, può essere incisa o bociardata, cioè lavorata con particolari strumenti per raggiungere un effetto a buccia d'arancia ancora più materico. Se decideste di impiegare per la vostra casa rivestimenti in marmo o in pietra, le cose da tenere a mente sono le seguenti. Affidatevi assolutamente ad un esperto per farvi consigliare la tipologia di materiale e la posa più adatta per le vostre esigenze. Mi raccomando, non dimenticatevi che una volta fatta la posa, bisogna assolutamente proteggerlo con dei trattamenti. È molto importante. È un materiale vivo e per questo molto delicato, facilmente aggredibile dagli acidi, dal succo di limone, da pomodoro, i profumi, l'aceto. Comunque, non vi dovete preoccupare perché tutto è risolvibile con un buon trattamento. Lo dovete amare e dovete stare molto attenti. Il marmo non è per tutti. Se scegliete per il top della cucina o del bagno un granito o un marmo, ci sono da fare dovute considerazioni. Il granito sicuramente è più resistente perché è meno assorbente e quindi potete essere più tranquilli. Se volete usare invece il marmo, state attenti perché comunque è molto più delicato. Sicuramente sempre trattarlo prima. Per dare un effetto ancora più materico al marmo, cosa che oggi piace tantissimo, ossia far emergere in modo più evidente la sua natura, richiedete all'origine una forte spazzolatura della superficie, una tecnica che fa emergere la venatura del materiale. Il risultato è assicurato e vi sorprenderà. Mi auguro che i miei consigli sull'utilizzo del marmo vi siano di aiuto. Con questo vi saluto e vi aspetto al prossimo appuntamento.